Di sicuro una settimana positiva, abbiamo avuto conferme in alcune classi, in particolare il Nacra che ha ricentrato l'obiettivo pur iniziando non fisicamente a punto per un piccolo problema alla prodiera che ha lottato con l'unghia e con i denti, ha fatto sì che si riuscisse a portare a casa comunque l'obiettivo primario. Buone le prestazioni dei team dell'Ilka 6 e Ilka 7, soprattutto nell'Ilka 6 abbiamo una ragazza che è giovane, alla prima sua partecipazione a IER ha centrato la medal. Stesso discorso vale per i maschi, anche con Chiavarini siamo riusciti a centrare una medal, quindi è una cosa molto importante perché, come sappiamo, l'ICA è una classe particolarmente frequentata e di altissimo livello. E la classe IQ Foil ha avuto anche qua un passo in avanti, nonostante il vento forte delle prime giornate ha tenuto, perché i nostri atleti non sono particolarmente pesanti, e quindi ha tenuto, ma è riuscita poi a centrare ottimi risultati parziali quando il vento è un pochettino calato. Per quanto riguarda Marta nello slalom, purtroppo, pur avendo centrato la finale, quest'ultima non è stata disputata e quindi magari con le condizioni di oggi avremmo potuto assistere anche a un passaggio ulteriore in avanti. Oggi abbiamo regattato la medal race dell'FX, questa mattina con un pelo di ritardo per mancanza del vento. Siamo partiti intorno 11:30-12, se non mi ricordo male. Regata con poco vento, partita con vento intorno ai 5 nodi, 6 nodi massimo forse. Una partenza buonissima delle nostre ragazze che hanno girato la prima bolina al secondo posto e poi anche hanno concluso nello stesso posto tutto il primo giro. Purtroppo per un calo del vento nel secondo giro e per il tentativo di coprire i due lati hanno perso qualcosina e hanno terminato quarte nella medal e hanno mantenuto l'ottavo posto in classifica, che è una posizione che ci fa piacere perché essere sempre lì a giocarci le posizioni importanti è uno step che consolida il podio che abbiamo fatto a Palma ed è importante essere sempre lì. Il nostro lavoro, non dimentichiamo, che è mirato tutto a cercare di qualificare la nazione l'anno prossimo, quindi stiamo facendo un gradino alla volta. Questo è quanto, andremo adesso a Den Haag, già nella location del mondiale appunto dell'anno prossimo, per cominciare a capire come saranno le condizioni e cominciare a prepararci in quelle condizioni specifiche. Settimana positiva quella di ieri, Marta Maggetti e Giorgia Speciale hanno ben performato durante tutta la settimana, ci eravamo prefissati come obiettivo minimo quello di entrare nella finale di oggi ai primi 10, Marta era entrata in quarta posizione, Giorgia in ottava, purtroppo oggi non si è disputata la finale che ricordiamo col nuovo format permette di raggiungere la medaglia anche il decimo in classifica ci può riuscire. Le ragazze erano cariche, però purtroppo il vento non ha soffiato abbastanza e non siamo riusciti a disputare questa finale. Però di buono c'è, come dicevo prima, che le ragazze hanno ben performato e tra 2 settimane siamo in acqua a Torbole per i campionati europei e questo è sicuramente un buon test e un buon segnale in vista di questi campionati. Molto bene gli uomini con Boschetti e Pianosi, un po' di amarezza perché Boschetti, pur centrando la finale, ha fatto un OCS nell'ultima regata, quella decisiva, però ha confermato di essere a ottimo livello, come anche Pianosi, che è un altro ragazzo molto promettente. Le donne sono in crescita, non hanno il livello degli uomini, però lavorando sicuramente il tecnico Vannucci potrà fargli fare un balzo in avanti importante in ottica di qualificazione. Buono anche, molto buono di nuovo, una conferma per quanto riguarda la 470 che ha centrato di nuovo la finale, magari non centrando il risultato di Palma, però è sempre regatando ad alto livello. Quindi in definitiva una trasferta positiva che ben ci fa sperare per i prossimi europei e le regate che verranno.